Ma sicuramente non era una partita facile da affrontare, ci eravamo preparati per affrontarla proprio così, non dovevamo subire le loro ripartenze e cercare di creare occasioni. Diciamo che ci siamo riusciti e per noi contava solo vincere stasera. Ti abbiamo visto un po' emozionato nei primissimi minuti, ma al 91esimo possiamo dire che il Pescara può contare anche su un grande difensore come Gennaro Scognamiglio. Ah, sicuramente per me non era facile debuttare oggi, dopo tanto tempo comunque stato ai margini della squadra. E per me non era facile, però sono contento comunque della prestazione in generale. Come hai detto tu, tranne il primo 10 minuti e quarto d'ora che non era facile per me, però dopo credo che la partita sia andata nel verso giusto e siamo stati bravi a portare a casa il risultato pieno. Gennaro, pronti via e subito con Sabbione ve le siete date di santa ragione dopo un minuto. Che è successo? Diciamo che c'è stato un contrasto di gioco che lui ha allargato un po' il gomito, per fortuna mia, che mi ha preso di striscio. Se mi prende bene mi fa male. Era arancione il cartellino o andava per il giallo? Secondo me è arancione, però l'arbitro ha optato per il giallo, va bene così. Sei stato protagonista anche in un quasi gol, poi c'è stato il tocco di Memusciai con la rete annullata ed eri anche presente in area in occasione dell'autorete. Sì, diciamo che sui calci piazzati questa settimana avevamo provato qualche schema su di me per sfruttare la mia caratteristica e anche se non ho fatto gol io, però ho aiutato comunque i miei compagni a fare gol e sono contento perché, ripeto, oggi contava solo la vittoria. Ieri in conferenza stampa Pillon ha detto Scognamiglio merita una chance, credo di dargliela. Te l'ha data, hai risposto bene, parlano i numeri, a questo punto questa maglia non la vuoi lasciare più? Sicuramente per me non è stato facile stare fuori tutto questo periodo. Sono sincero, ero molto arrabbiato perché quando non giochi il giocatore si incazza. Però alla prima opportunità che puoi dare all'allenatore devi sfruttare al massimo. Quindi secondo me anche quello ha fatto la differenza. La mia arrabbiatura che avevo dentro ho cercato di metterla sul campo a disposizione della squadra e credo che ci sono riuscito. A proposito di maglia, lunedì ci sarà questa gara molto attesa anche dai tifosi al Bentegodi con l'Hellas Verona. Tu speri di giocare, ma al di là di questo, questa è già una controprova importante dopo la vittoria di questa sera in terra veneta. Sicuramente è una partita difficile, su un campo bello, una tifoseria altrettanto, quindi sappiamo che dobbiamo preparare la partita nei minimi dettagli e per noi sicuramente è un esame importante per capire che campionato possiamo fare. Anche se con la vittoria di oggi abbiamo dato un bel segnale, e andando a Verona e facendo un'ottima partita, portando a casa un risultato positivo, è un altrettanto segnale che la squadra dà al campionato. Gennaro, tu questa curva te la ricordi bene qualche anno fa quando la finale con il Trapani era gremitissima, chiaramente vestivi la maglia del Trapani, oggi giustificati per Inter-Juventus? Ah, ci può stare Giustificati? di venerdì sera sicuramente, c'è la partitissima Juventus-Inter, però comunque dobbiamo fare i complimenti a quei tifosi che ci hanno seguito, che comunque ci hanno fatto sentire La loro. Borussia? Sì, si sono fatti sentire e ci hanno dato una mano per portare il risultato positivo. Parlavamo anche con Memusciai qualche istante fa, seppur con due partite in più del Palermo, questa sera il Pescara è primo in classifica, per qualche ora sarà così. Non era crisi, come ha detto anche ieri Pillon in conferenza stampa, questa vittoria è importante anche per riportare maggiori autostima anche nello spogliatoio della squadra. Sicuramente, come diceva il mister, non ci dobbiamo nascondere, sicuramente la squadra ha perso un po' in queste ultime partite sia di lucidità, ma come è normale, perché ci sono comunque le parti della stagione dove le squadre hanno un calo, però sicuramente non siamo andati allo sfascio. Abbiamo portato comunque a casa qualche risultato positivo, un pareggio comunque va bene lo stesso. Speriamo che con questa vittoria riusciremo ad imboccare la strada d'inizio campionato. La squadra diamo un voto positivo perché ha preso i 3 punti in una partita non facile, anzi complicata. Ti dai un voto da solo sul tuo esordio in campionato? Sei esperto, lo puoi fare, dai. No, non mi do un voto perché non mi piace dare un giudizio, però sicuramente quello che mi tocca fare è dimostrarlo sul campo. Se ho fatto una buona partita ci sono le persone che giudicheranno la partita. Io faccio il mio, cerco di dare il massimo per la squadra e sarà sempre così.